Ciao a tutti amici ed amiche di WKT Fitness TV, ben trovati in questa nuova recensione per quello che riguarda il mondo delle bilance digitali. Oggi voglio mostrarvi un prodotto che mi è appena arrivato, ovvero la Deic. Eccola qua, questa è la sua confezione. Adesso ve la mostro aperta perché devo dire che mi ha stupito la praticità dell'applicazione e come questa bilancia abbia ben disposti gli elettrodi sul suo piedistallo, possiamo definirlo così tecnicamente. Allora, intanto questa è come si presenta, addirittura, eccola qui così magari vi sta un pochino meglio, addirittura hanno messo una sorta di bonus per chi acquista altri prodotti di questo marchio. Adesso io la scarto e vi mostro la bilancia come si presenta quando arriva a casa. Insomma, questa è la bilancia, come al solito questo sottile strato di vetro temperato, elettrodi come vi dicevo ben disposti perché sono più ampi rispetto alle altre bilance e quindi permettono una migliore rilevazione. Per quello che riguarda il comparto batteria, ha delle batterie stilo qui dietro, delle mini stilo che praticamente hanno la linguetta, così arrivano senza che la bilancia si accenda, perché potrebbe esserci il rischio che si connetta automaticamente a dei Bluetooth. Basta tirare via la linguetta e la bilancia è già perfettamente funzionante. Allora, torniamo un attimo al discorso materiali. Intanto è veramente molto leggera rispetto ad altri modelli che ho testato, che magari già avete visto, come per esempio la Xiaomi, che comunque è un buon prodotto, però non mi ha soddisfatto appieno per quello che riguardava il peso, era molto pesante. Infatti questa parte sotto è vuota, quindi non incrementa il carico in maniera inutile. È molto sensibile e poi lo vedremo nella parte misurazione con tutte le specifiche dell'applicazione dedicata per quello che riguarda il salvataggio dei dati personali. Mi ha veramente stupito perché i valori sono vicinissimi a bilance di buon livello, come già trattate ovviamente la Danita, ma neanche più a dire questo nome, come la Renfo, che comunque è stata molto performante e molto precisa, come l'iTechnic. Unico difetto dell'app è che non riconosce la scelta della modalità atleta piuttosto che normale. Però devo dire una cosa e poi lo vedremo più nello specifico. Sono rimasto stupito perché l'algoritmo è molto valido e addirittura per certi versi è superiore ad altre applicazioni di bilancia. È possibile connettersi in maniera automatica alle app salute o comunque tutte quelle app dedicate al benessere come quelle Samsung o Huawei, che automaticamente ci aggiornano i dati anche all'interno appunto dell'app dedicata del sistema operativo. Insomma, una bilancia che fa assolutamente quello che promette. Per quello che riguarda il costo, è un costo talmente basso, neanche 40 euro, quindi assolutamente fattibile per tutte le tasche. Se vuoi provare una bilancia, io le definisco entry level, quindi per chi vuole approcciare al mondo delle bilance digitali impedenziometriche, la Deic assolutamente è fattibile. Quindi ci sono anche altri modelli ovviamente validi, ma questa, essendo una delle ultime che ho provato, assolutamente promossa a pieni voti perché l'app è fatta bene, la bilancia è leggera e ha ottimi sensori di misurazione e non costa tantissimo. Quindi assolutamente promossa. Andiamoci a vedere insieme il video con tutte le specifiche della misurazione dal peso alla percentuale d'acqua all'età metabolica. Quindi di corsa a vederci le nostre specifiche. Prima cosa da fare è andare sullo store e scaricarsi l'app Fit Days. Come vedi sull'Apple Store ha pochissime stelle ma anche pochissime recensioni. Io ti dico, l'applicazione funziona bene. Parte l'app, io faccio la registrazione automatica con Facebook, molto più pratica perché mi angoscio ogni volta di mettere password, eccetera, eccetera. E faccio comodamente la registrazione tramite Facebook. Quindi continuo con l'accesso a Fit Days con il mio profilo. Così, volendo, posso anche condividere con i miei amici i miei valori, anche se a tanti neanche interesserà, ma questo poco importa. Andiamo avanti e cerchiamo di compilare tutti i dati, perciò ti spiega come ci si pesa, perciò connessione Bluetooth, prima un piede per accendere la bilancia e poi entrambi i piedi fino a quando tutti i valori non vengono correttamente misurati. Insomma,
Un piede sulla bilancia, si accende il display e ci si va a mettere sopra con entrambi i piedi, sfruttando tutto quello che è il sensore per calcolare sia il peso che gli altri valori. È estremamente importante avere pazienza, aspettare che l'app ci dica che la misurazione è terminata per poi scendere e verificare tutti i valori presi. Come vedi, il display gira, ci chiede addirittura di poter connettere tutta l'app salute direttamente con la bilancia, e lo faccio ovviamente perché mi accomodo poi avere tutto sotto controllo da un'app sola. Il cerchio, insomma, inizia a girare, la misurazione è partita. Ormai, una volta che tutto viene confermato, significa che ogni valutazione è stata fatta in maniera opportuna. Andiamoci a leggere quelli che sono i parametri recepiti dalla bilancia. Ma io, che sono un curiosone, scendendo ho poi cliccato su impostazioni e ho scoperto che posso anche cambiare il colore a tutta quella che è l'app. Perciò mi sono scelto un colore più adeguato al fitness al mio canale, ho scelto l'arancione perché il rosso non c'era. Ed ora siamo pronti a tornare nelle specifiche tecniche per capire come la bilancia ci ha misurati e tutti i valori preso punto per punto e spiegati in maniera molto approfondita. Ovviamente il primo è il peso, nel mio caso è un peso abbastanza nella media, leggermente alto, ma per quello che riguarda la massa muscolare, l'indice di massa corporea, grasso corporeo, per quello che riguarda il sottocutaneo, io ho un valore vicino a quello, vicino da atleta, comunque mi alleno tutti i giorni. L'app indica perdita di grasso tutti quelli che sono gli altri componenti del corpo, perciò il muscolo come parte fondamentale, il grasso sottocutaneo, perciò quello che separa il muscolo dalla pelle, molto basso nel mio caso, il grasso viscerale 8,5, un valore comunque accettabile, l'importante è stare fra lo 0, 0 impossibile, fra il 2 e l'8, l'acqua del corpo intorno al 60%, il muscolo scheletrico il 52%, la massa muscolare è eccellente, ma questa bilancia purtroppo ha il difetto di non poter scegliere l'impostazione atleta, quindi modalità atleta o normale. In questo caso misura esclusivamente in modalità normale, perciò i valori ovviamente per chi è molto allenato un pochino sballano. Ma se stavi cercando la tua prima bilancia per stare in forma e controllare il tuo stato fitness, questa è perfetta, c'è il link in descrizione e non dimenticare di iscriverti a WKT Fitness TV.